sono molto sereno e fiducioso nelle istituzioni perché devono fare il loro lavoro. Nel momento in cui dovranno chiamarmi, avrò il piacere di vedere queste persone e di rispondere. Ho avuto una perquisizione in casa e io non c'ero neanche. La Juventus, società ed io personalmente sono al fianco di Antonio. Ho sempre dimostrato integrità, morale, onestà, correttezza in tutte le situazioni. Antonio è e sarà il nostro allenatore. Ribadisco la mia assoluta estraneità a qualsiasi tipo di fatto, mia e dei miei calciatori. Sono contento perché finalmente è arrivato il giorno oggi di raccontare la verità in un clima molto sereno. Sette mesi che la mia faccia viene accostata al calcio scommesse. Io nella mia vita penso di aver ottenuto grande credibilità, a differenza di chi si è venduto le partite, ha venduto se stesso, la sua famiglia e i suoi compagni. Agghiacciante quello che dicono, però questo non interessa. Allora io ho paura. O mi metto una telecamerina qua in testa, dove giro, il patteggiamento è un ricatto, bello e buono, da questa giustizia. È una vergogna. È assurdo tutto quello che mi è successo. Manca tanto che non è lui con i calciatori tifosi, con quelle avversarie, e quindi manca tanto, però sto tornando. Freedom, what a man. You should see them burn a L. Cause it's crazy in here, crazy in here, crazy in here. I feel free. I feel freedom. What a man. You should see. I wanna work with nobody. 99% of them is nobody. Bitches acting like they killing shit. Okay, when I check these bitches' guns, nobody's. These niggas is fake fucks and opportunists. Niggas spend they last dime to say they cop the soonest. Why these niggas?